Ancora una volta, niente stadio comunale almeno per i prossimi 2 anni. Situazione sempre più complicata per il Corato, che non potrà utilizzare il principale impianto sportivo della città ancora per diverso tempo. Difficile programmare in questo modo il futuro. È una situazione un attimino delicata, perché comunque non ci permette di portare avanti una progettualità che comunque crea problemi sia in termini, diciamo, sportivi, ma anche in quelli di gestione della società, in termini finanziari. Quindi una situazione un attimino difficile. Ovviamente noi siamo qui a capire un attimino qual è la soluzione migliore, perché diventa difficile portare avanti il progetto. Giuseppe Maldera in questo momento non se la sente di fare proclami. Allo stato attuale delle cose, il Corato non partirà con un progetto a vincere nel prossimo campionato di eccellenza. Le ipotesi sono due: o quella che il Corato non verrà iscritto, o quella di poter mantenere il Corato in eccellenza, ma per un discorso di stand-by, aspettando tempi migliori, però con una squadra veramente molto, ma molto ridimensionata. Ma è un'ipotesi, diciamo, che stiamo vagliando. Vediamo un attimino che succede nei prossimi giorni, anche perché l'amministrazione si è impegnata nel trovare una struttura alternativa a costi loro in qualche città limitrofe. Quindi vediamo un attimino che ne viene fuori da questa situazione, e poi andremo a valutare, a decidere. I prossimi giorni saranno gioco forza decisivi per il futuro del Corato. In caso di iscrizione, infatti, bisognerà subito pensare agli aspetti tecnici. La decisione è quella di portare avanti la situazione. Dobbiamo comunque allestire la squadra. Ovviamente il calcio per me e per chi lavora con me è un divertimento, però se questo divertimento diventa un grosso problema, oppure una grossa problematica, quindi diventa difficile portarla avanti. Il calcio, almeno per noi, è un divertimento, non lo facciamo per lucrare, quindi se ci sono i mezzi e le possibilità, bene, ma diversamente per noi gli ultimi 2 anni sono stati un massacro in tutti i sensi, sia in termini logistici sia in termini finanziari. Quindi noi non possiamo massacrarci per un hobby o per un divertimento. Quindi ok, va bene, però ci devono essere anche le condizioni, e la città ci deve mettere nelle condizioni di poter far calcio.